tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme queste zucche ad uncinetto. Utilizzando lo stesso schema possiamo realizzare zucche di misure differenti e anche di forme leggermente differenti, perché poi la forma gliela diamo noi. Nel tutorial di oggi faremo questa insieme, che è la più grande. Per fare questa zucca ho unito due fili, quindi ho lavorato insieme due fili. In questo modo ho ottenuto questo effetto. E poi in alcuni punti della zucca ho lavorato invece con due fili gialli. Ho utilizzato un filato che nell'etichetta è raccomandato per uncinetti da 4 mm e lavorandolo doppio ho utilizzato un uncinetto da 4,5 mm. Per realizzare questa zucca di misura media ho utilizzato lo stesso filato ma singolo, quindi con un solo filo. E in questo caso ho utilizzato un uncinetto da 3,5 mm. Con lo stesso schema possiamo realizzare anche questo simpatico portachiavi. In questo caso ho utilizzato il cotone cablè numero 5 e l'uncinetto da 2 mm e ho aggiunto gli occhi. Questi sono gli occhi di sicurezza, quelli col perno, ma potremmo attaccare un bottone o utilizzare un qualunque altro occhio che preferiamo. Quindi, come vedete, con lo stesso schema possiamo ottenere zucche di grandezza decisamente diversa, cambiando il filato e l'uncinetto che utilizziamo. Questo è il filato che utilizzerò io oggi e, come vedrete, lo utilizzo doppio, ma per fare questo tipo di progetto possiamo utilizzare veramente qualunque filato. L'importante è che abbiniamo l'uncinetto giusto. Oltre al filato e all'uncinetto ci servirà una forbice, un ago da lana e un po' di ovatta per riempire. E se state facendo il portachiavi vi serviranno anche due occhietti e ovviamente un portachiavi. Iniziamo realizzando un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto questo filo, lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. E lavoriamo 17 catenelle, 1, 2, 3, 4, 16, 17. Lavorate le 17 catenelle, iniziamo dalla terza catenella dall'uncinetto e lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto, quindi 15 mezzi punti alti. E 15. Giriamo il lavoro e iniziamo la seconda riga. Lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto ed ora lavoriamo a punto inglese nella variante 1, quindi nella riga 2 lavoriamo un mezzo punto alto in ogni punto prendendo questo filetto davanti, quindi tutta la catenella del punto. Questa la lasciamo dietro e lavoriamo in questo filo davanti. Un mezzo punto alto in ogni punto. E se vogliamo, in questo tipo di lavorazione possiamo utilizzare un segnapunti nel primo punto per aiutarci ad identificarlo. Questo filo. E lavoriamo così 15 mezzi punti alti. In questo modo tutta la catenella del punto rimane dietro. E 15. Terminata anche la seconda riga, giriamo al lavoro e lavoriamo la riga 3. Lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e lavoriamo la seconda riga del punto inglese. Prendiamo sempre il filo davanti del mezzo punto alto, quindi tutta la catenella la evitiamo e lavoriamo nel filo qui davanti, ma questa volta lo prendiamo da dietro, quindi entriamo sotto la catenella del punto da dietro e prendiamo questo filo e lavoriamo un mezzo punto alto. Passo sotto la catenella da dietro e aggancio il filo che c'è davanti al mezzo punto alto.
e in questo modo lavoriamo tutta la riga, quindi 15 mezzi punti alti e 15 . Vedete che utilizzando il segnapunti si vede chiaramente qual è l'ultimo punto della riga. E queste sono le due righe che ripetiamo nel punto inglese, nella variante 1. Se non avete mai lavorato questo punto e non lo conoscete, ho realizzato un tutorial in cui spiego la tecnica passo passo, che vi lascio linkato nel box informazioni e nell'angolo in alto a destra. Per proseguire con la zucca, ripetiamo la riga 2 e la riga 3 fino a lavorare la riga 22. Una volta lavorate le 22 righe, appaiamo il dritto del lavoro, quindi il dritto del lavoro è quello in cui ci sono tutte le catenelle in rilievo, dietro è tutto liscio, e appaiamo appunto dritto con dritto, lasciando le catenelle iniziali, verso di noi. Lavoriamo una catenella e uniamo il lavoro. Quindi entriamo nel filo libero della catenella iniziale e nel primo punto dell'ultima riga, entrando come se stessimo lavorando appunto inglese, quindi da dietro entriamo sotto la catenella e prendiamo il filo davanti. Portiamo fuori e lavoriamo un punto bassissimo. Entriamo nella catenella, quindi nel filo libero della catenella iniziale, nel secondo punto, sotto la catenella del punto e prendendo il filo del mezzo punto alto. E lavoriamo un punto bassissimo. E in questo modo uniamo l'inizio e la fine del lavoro. Quindi in questa riga lavoriamo 15 punti bassissimi. E anche qui, se volete, potete aiutarvi mettendo un segnapunti nell'ultimo punto. E in questo modo abbiamo unito le due parti. Il dritto del lavoro è dentro, quindi rovesciamo il lavoro. E in questo modo creiamo un'unione perfetta. Lavorando come se stessimo lavorando appunto inglese, anche nell'unione si vede tutta la riga di catenelle all'esterno. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo bello lungo. Estraiamo l'uncinetto e tiriamo. Usiamo questo filo per chiudere la parte bassa della zucca e poi lo teniamo lungo perché lo utilizzeremo anche per darle forma. Per chiudere la parte bassa entriamo nell'ultima catenella in rilievo, da fuori verso il centro, di ogni riga di catenelle. Quindi anche nella prossima, nell'ultima catenella in rilievo, entriamo da fuori verso il centro. E in questo modo agganciamo tutte le righe, da fuori verso il centro. E dopo che abbiamo fatto un po' di punti, tiriamo. E continuiamo in questo modo per tutto il giro. Una volta fatto tutto il giro, vedrete che non riusciamo a chiudere del tutto il foro perché ci sono molte righe di punti. Allora, a questo punto, ripassando per alcuni punti, facciamo passare ancora il filo e tiriamo per chiudere del tutto il foro. Vedete che tirando si creano tutti questi punti verticali e noi passiamo qui sotto e tiriamo. E continuiamo a girare intorno in questo modo, prendendo alcuni dei fili, fino a chiudere completamente il forellino. In questo modo, e quando siamo soddisfatti, portiamo il filo all'interno, qui facciamo un nodo, e lo riportiamo fuori dal foro centrale.
E lo lasciamo qui perché, come abbiamo detto, lo utilizzeremo in seguito per dare forma alla zucca. Prepariamo un nodino iniziale con il colore con cui vogliamo fare il picciolo e faremo tutto un giro di diminuzioni entrando nel primo punto della catenella in rilievo. Quindi entriamo al centro del punto, così. Intanto fissiamo il filo con un punto bassissimo, una catenella, e lavoriamo tutto un giro di diminuzioni. Quindi entriamo in questo punto e portiamo fuori il filo. Nella catenella successiva, quindi nella prima catenella della prossima riga, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. E questa è una diminuzione. E lavoriamo la prossima, quindi entriamo nel primo punto della prossima riga, portiamo fuori il filo nel punto della prossima riga, prendendo sempre almeno due fili, e stringiamo bene questi punti in modo che siano belli vicini. E in questo modo lavoriamo 11 diminuzioni. 3. Lavorate le 11 diminuzioni, lavoriamo un nuovo giro, lavorando a spirale 11 punti, quindi un punto in ogni punto. 1, 2, 3, 11. Lavorati anche questi 11 punti, allarghiamo un po' l'asola sull'uncinetto e riempiamo la zucca con l'ovatta. Riempite con l'ovatta fino a raggiungere più o meno la forma desiderata. Se lavorate la zucca con il cotone sottile, quindi con il cablè numero 5, vi consiglio di riempirla prima di cominciare a lavorare le diminuzioni. Nel prossimo giro lavoriamo un punto e 5 diminuzioni. E per la diminuzione in questo caso prendiamo solo la mezza catenella esterna dei due punti successivi. Portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto. 1, 2, 3, 4, 5. E rimaniamo con 6 punti. Nel quarto e nel quinto giro lavoriamo 6 punti, quindi un punto in ogni punto. 1, 2, nel sesto giro lavoriamo un punto e un aumento, quindi nel prossimo punto lavoriamo 2 punti. 2. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. E terminiamo quindi con 9 punti. Ora tagliamo il filo bello lungo. Estraiamo e infiliamo il filo in un ago senza punta. E chiudiamo anche questo forellino. In questo caso prendiamo solo la mezza catenella interna, quindi da fuori verso il centro solo la mezza catenella interna. Di tutti e 9 i punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E una volta passato per tutti i punti, tiriamo e chiudiamo questo forellino. Chiudiamo ulteriormente passando ancora attraverso qualche punto. Passiamo il filo al centro e usciamo in un punto qui sotto. Senza tirare troppo, altrimenti arricciamo il picciolo, qui sotto facciamo un nodino. Quindi il filo non è teso e annodiamo. Spingiamo
sfidiamo l'ago e utilizziamo questo filo per fare il ricciolo. Quindi entriamo in un punto qui vicino e portiamo fuori il filo. Così. E lavoriamo 20 catenelle. 2, 3, 19, 20. E una volta lavorate le 20 catenelle, estraiamo l'uncinetto. E tagliamo. E arrotolandolo si forma il ricciolo. Con il filo che abbiamo ottenuto della chiusura della parte bassa, diamo forma alla zucca. Semplicemente facciamo passare questo filo dove vogliamo arricciare la zucca. Entriamo nella parte alta e usciamo in un altro punto. E tiriamo. Facciamo passare il filo proprio sulla costa delle catenelle in rilievo. Lo facciamo entrare dal centro sotto e usciamo dove vogliamo fare il prossimo ricamo. E tiriamo. Controlliamo che la zucca stia venendo come ci piace e in questo modo diamo la forma tutto intorno. Vedete che facendo passare il filo nella costa delle catenelle, il filo sparisce e non si vede. E una volta che la zucca avrà ottenuto la forma che desideriamo, qui sotto facciamo un nodo. Tiriamo bene. E nascondiamo il filo all'interno della zucca. E la zucca è pronta. E queste sono le nostre zucchette finite. Io devo dire che a me piacciono davvero tantissimo e sono molto soddisfatta del risultato. E quello che mi piace è che vengano proprio così irregolari, come poi in realtà è il frutto. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è veramente molto importante, di condividerlo, in questo modo più persone possibili potranno utilizzare questo schema. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, soprattutto se vi piace quello che faccio. In questo modo non perderete nessuno dei miei tutorial. Se rifate queste zucche, condividete con me le vostre foto, adoro vedere i vostri lavori. Sapete che potete fare un post nella mia pagina Facebook con le foto oppure taggarmi in Instagram. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!